grazie a tutti voi. L'Italia sempre più nella salute. Grande musica nel talento. Eccoci cari amici a questo spazio di notizie che ogni tanto vi promuoviamo dalla nostra web. Prima di passare alle notizie che ho annunciato con i nostri titoli, volevo fare alcune precisazioni dovute e anche ringraziare le tante diciamo email, ma soprattutto in tanti messaggi che personalmente mi arrivano per il lavoro. Per quanto riguarda la prestazione, oggi ho parlato personalmente con il responsabile di uno dei responsabili e dei candidati alla Camera del Movimento 5 Stelle, che purtroppo con questa confusione di simboli e con questa variegata diciamo proposizione di partiti politici che si sono avuti durante l'ultima campagna delle elezioni appunto politiche, bisogna fare molta attenzione perché molto spesso si va a incrociare, si vanno a trovare situazioni un po', diciamo così, chiamiamole un po' particolari. Faccio mia quindi l'istanza di Salvatore Pecorino e lo faccio attraverso il web. Ho letto il messaggio che mi ha mandato, anche se penso, ho già parlato con lui personalmente, e dico che faremo attenzione a chi porterà il logo del Movimento 5 Stelle, che dice la stessa parola, che è M5S. Però tengo anche a precisare come la nostra web è una web aperta a tutti. Quindi chi ci invita o chi appare sulla nostra tele chiaramente si assume tutte le responsabilità. Noi non possiamo far altro che essere pronti ad ogni evenienza e quindi ad produrre, quindi a trasmettere quando è possibile, oppure a precisare se ci sono degli inconvenienti. Ritengo che il Movimento 5 Stelle debba fare intanto chiarezza al suo interno. Purtroppo, essendo un movimento in fortissima crescita, diciamo che ognuno soprattutto cerca di fare tesoro di questo, chi vuole dire la sua, chi vuole impegnarsi in propria città, chi vuole chiaramente attaccare o vuole dire la propria, che adesso parlare del Movimento 5 Stelle è diventato di moda. Ma diciamo, ma non sempre vada, anche perché poi ci possono essere le smentite, in quanto proprio i responsabili di 5 Stelle mi hanno contattato perché ci si vede che ci seguono, ci guardano, sono nostri amici che hanno voluto dirci la loro. Quindi quello che abbiamo trasmesso è sicuramente di una persona che vuole farsi sentire, che vuole presentare qual è la sua voce, non abbiamo fatto che ascoltarla. Forse abbiamo sbagliato e me ne assumo io la responsabilità in questo senso, forse a chiamarlo uno del Movimento 5 Stelle, ma chiaramente io so qual è lo statuto interno, l'ho letto, del Movimento 5 Stelle, possono parlare i responsabili, i candidati e gli eletti. Quindi diciamo che questo comporta quindi una precisazione che era dovuta e abbiamo fatto. Un'altra vorrei ringraziare per le parole davvero belle che mi ha scritto il signor Oreste Venuti. Io le posso dire, signor Oreste, intanto la ringrazio per questo attestato di stima fatto nei confronti della nostra web. Il suo ringraziamento io lo estendo a chi, diciamo poi è la parte, io sono solamente il volto, quello che
mette la faccia, sono, diciamo, il direttore editoriale, ma sono altre due persone che si impegnano tanto per la nostra TV. Se io posso uscire in video, devo dire, per esempio, grazie a Cosimo Grasso, il quale è il nostro responsabile, è il nostro grande Deus ex machina, il nostro grande regista che diciamo, mette in scatola, quindi, e poi produce su YouTube e Facebook tutto quello che poi la gente vede. E poi ringrazio Salvatore Massaro, perché lui poi l'operatore che si muove un po' sul territorio, per lo più fa musica, ma diciamo che si sta muovendo anche su altri ambiti. Io la ringrazio che con la sua associazione, con il suo movimento, intanto si chiama Puglia Suisse. Quindi verrete nel nostro talento il 21 di marzo, insieme a turisti svizzeri, tedeschi e russi, a fare questa specie di gemellaggio con la città di Patù, dove ci sarà musica, dove si parla anche di degustazione, e quindi le posso garantire che se non ci saranno dei contrattempi, Salvatore Mazzaro sarà presente a riprendere la manifestazione, e se anche il sottoscritto con piacere non ci saranno problemi, sarà presente insieme anche allo stesso responsabile della produzione Cosimo. Credo che essere presenti ad eventi del genere faccia bene, soprattutto tranquillizzi anche gli organizzatori. Ancora la ringrazio per le sue belle parole spesse verso sottoscritto, verso l'emittente, diciamo complessivamente. Adesso, fatte queste presentazioni, passiamo ai contenuti della nostra di oggi news. Dico grazie a tutti voi, perché credo che in pochissimi mesi, in meno di 3 mesi, abbiamo raggiunto dei risultati inaspettati. Lo dico con, diciamo, cognizione di sorta, per il semplice fatto che non tanto, diciamo, siamo seguiti dalla gente delle nostre parti, dove credo che spesso accada di non valutare quello che si fa sul territorio, ma siamo molto, molto, diciamo, guardati, soprattutto abbiamo ottenuto dei risvolti importanti dagli italiani che vivono all'estero. Spesso vengo anche a volte, diciamo, sollecitato da tanti nostri italiani e migranti che stanno all'estero, più giovani, che non hanno la possibilità di vedere le nostre reti nazionali a seconda di come funzioni le sapete. Anche qui in Italia stesso fa spesso le bizze. E quindi ci seguono attraverso internet. Noi, per quello che possiamo, con i nostri piccoli spazi, con quelli di musica, con parola di dottore, con televerità, eccetera, cerchiamo di fare la nostra informazione per come meglio è possibile. E noi stiamo ricevendo questo grande, appunto, riscontro, che, diciamo, ha avuto quasi diciamo, un ruolo importante il giorno della diretta che abbiamo fatto per l'inaugurazione, per la gestione diretta del mercato dei fiori attaviano, dove diciamo, mi è sembrato anche, sono contento per questo, dove ho avuto una diretta mondiale, e sono stato chiamato da nostri concittadini che sono a Vancouver da tantissimi anni, i quali mi hanno detto che, insomma, pur anche andavano 10 ore indietro, quindi da noi erano, da lì era la mattina presto, diciamo, ci hanno seguiti con interesse, come è stato fatto per gli amici di Sydney e come sono stati fatti dagli amici di Hamburgo. E questo capisco, da un lato, diciamo, quanto siamo visti all'estero e forse anche a nord, perché sono molte le persone del nord che guardano con grande interesse quello che produce questo web. Vorremmo comunque anche che la gente del Mezzogiorno, la gente pugliese e la gente salentina avesse anche un occhio di riguardo. Non lo dico con una punta di polemica, perché sta accadendo quello che accade con la nostra piccola emittente, la famosa Sport Video, dove qualche altra emittente, appunto, leccese vuole fare la concorrenza sul territorio.
ma era una concorrenza impari, perché lavoravamo talmente bene, eravamo talmente presenti, si produceva un programma e dei prodotti talmente importanti che per 60-70 comuni della provincia di Lecce, Sottofondo Video era diciamo, l'emittente di base. Poi venivano anche le grandi emittenti locali, ma diciamo, grazie alla bravura dei miei colleghi, dei diciamo, registi, degli operatori dell'epoca, riuscivamo sempre ad avere la meglio. Io voglio solo dire che, e spesso questo mi viene anche rimproverato, io sono una persona molto aperta, molto libera. E spesso crea e vuole delle collaborazioni anche con le altre web, con gli altri giornali, con tutto ciò che è comunicazione. E noi siamo sempre visti in una punta di invidia. Questo a me non è che faccia diciamo, nulla, non mi fa nemmeno sollecito. Però se poi costringete noi stessi a chiudere i ponti, credo che molte di queste piccole diciamo, esperienze rischiano di fallire miseramente, come spesso è accaduto. Perché quando si ha le idee chiare, quando soprattutto si ha in mente che cosa fare e di cosa proporre alla gente, soprattutto quando si è da tanti anni in questo mondo abbastanza, diciamo, particolare, è chiaro che si acquista tantissima esperienza. E questa esperienza, se poi la si mette al servizio di chi vuol fare questo lavoro, aprendo le proprie porte, è chiaro che si possono aprire degli spazi importanti. Ma chi crede che noi dobbiamo per forza diciamo, subire le angherie o l'invidia di chi magari ci vuole male, credo che abbia sbagliato l'indirizzo. Io credo Cosimo e Salvatore abbiamo le spalle abbastanza forti per superare queste altre per quanto ne abbiamo vissute e viste il nostro lavoro. E, comunque spero ancora come direttore che si possano aprire spazi importanti con tutte le associazioni, lo dico sempre, l'associazione a favore della donna, contro la violenza per la donna, contro la pedofilia. Visto che soprattutto non posso più vedere in TV bambini che soffrono. Credo che la TV debba mettere un limite a questo, è davvero toccante, è davvero non vi nascondo che mi sono commosso quando ho visto la storia della piccola Sofia. Una bambina, scusate, che fino all'anno e mezzo è stata una bambina normale e poi improvvisamente è diventata quasi una larva. Sono delle malattie generiche di fronte alle quali la nostra sanità, la nostra ricerca è ancora impotente. Ecco, tutte queste, diciamo, questi gruppi di mamme, queste associazioni, se volete il nostro appoggio, se volete che noi possiamo dire attraverso questo web la nostra parola e la vostra parola attraverso la nostra emittente. Noi siamo pronti a farlo. Per i bambini, credo che sono gli angeli che il Signore ci ha mandato sulla terra. Credo che non basta mai il bene che si faccia. Il secondo punto, che diciamo che vorrei porre la vostra attenzione, l'ho detto anche nel titolo, l'Italia e nella palude. Credo che nessuno stato al mondo, oggi parlo anche degli stati senza offesa, del terzo mondo e del quarto mondo, si trova senza Papa, senza Presidente della Repubblica, perché tra poco si dovrà andare a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, il 15 maggio Napolitano finisce il mandato, e senza governo. Quindi saremmo in pieno Far West, come nei tanti film che abbiamo visto nella TV e cinema, dove ognuno si faceva giustizia da sé. E intanto la disoccupazione dilaga, intanto purtroppo aumentano, sono all'ordine del giorno i fatti di cronaca nera, quindi tanti imprenditori che si suicidano, tanti operai. Addirittura oggi vedevo lo sciopero dell'ospedale di Roma, dove ha preso molte azioni anche diciamo, il Vaticano, e sono stati licenziati altre 400 persone.
Ogni minuto in Italia chiude un'azienda. Ormai siamo arrivati a livelli davvero pazzeschi. Diciamo anche le percentuali, 2 famiglie su 3 stanno male, ma molto male, non arrivano alla fine del mese. E chissà cosa potrà accadere ancora. Per il governo davvero è qualcosa di ridicolo, perché vedere che il centro sinistra chiede l'aiuto a 5 Stelle, il 5 Stelle le dice di tutti i colori, il PDL chiede aiuto al PD, il PD rinuncia perché considera Berlusconi inaffidabile, il Movimento 5 Stelle dice che vuole un governo fatto dal Movimento 5 Stelle, credo che stiano giocando un po' sulla pelle della gente. Non vorrei essere sempre l'uccello del mare augurio, ma purtroppo ci siamo trovati in una situazione abbastanza difficile dove è anche particolare e quasi impossibile diciamo dare dei dati. Ma purtroppo io sono una persona che legge molto, che guarda molto i numeri, essendo stato un amante ed avendo fatto a livello accademico molta storia. È chiaro che la storia è fatta di giorno, mese e anno. Per cui credo che questa ondata, di questa politica, di questo passaggio elettorale non sia praticamente servito a nulla. Qui non ha vinto nessuno, sono tutti sconfitti. Ha sconfitto il centro-sinistra perché con un margine amplissimo è stato capace di perdere le elezioni. Credo che sia sconfitto Grillo, perché Grillo non è questo il modo di fare la politica, mandiamo tutti a casa, comparonacci, eccetera. Ed è stato sconfitto il centrodestra per il semplice fatto che non si può elemosinare in campagna elettorale delle poltrone dall'altra parte, perché magari si vogliono anche salvare alcune situazioni. Certo, ancora di più credo che siamo nella palude, perché anche la stessa magistratura deve, credo che siano atti dovuti, siano atti figli di decisioni magari studiate da vari giudici, però nel momento in cui, cioè quando vengono magari propinate in questo modo, spesso può accadere che la situazione viene vista in maniera diversa. Quando c'è una prognosi, soprattutto questa prognosi fatta da poi luminari, come sono quelli dell'ospedale di Milano, viene messa in discussione dai medici appunto, fiscali, succede veramente successo quello che abbiamo visto con i parlamentari del PDL che vanno sotto al tribunale a diciamo, protestare perché il loro leader è stato la messa in dubbio l'Ubaite che aveva avuto agli occhi dello sport. Ma voglio dire, parliamoci chiaro, che cosa interessa alla gente? Sì, per favore, per carità, è sempre una persona di 77 anni che non sta bene, eccetera, però la politica che faccia il suo corso, che dia delle risposte alla gente e che Berlusconi venga processato per il giusto, non si vada oltre. Altrimenti poi davvero la magistratura rischia di passare dalla ragione al corpo. Non credo che un imprenditore del genere, con tante possibilità che ha dal punto di vista economico, abbia bisogno di uno e di ricovero in ospedale per non presentarsi in tribunale. Credo che davvero ci sia questa congiuntivite emorragica che davvero non sia nelle condizioni di presentarsi, ma che la giustizia faccia ugualmente il suo corso con Berlusconi in aula o non in aula. Non è questo un pretesto per fermare il mondo intero. Adesso bisogna dare delle risposte agli italiani. Abbiamo avuto già l'esperienza greca, che ancora non vediamo immagini, che la Grecia è scoppiata. È scoppiato il Portogallo con una disoccupazione addirittura diciamo, superiore alla nostra. È saltata la Spagna con la pesetas, vuole l'occupazione, è il doppio dell'Italia, quindi lì tutte le famiglie sono sulla soglia della povertà. E l'Italia bolle. Basta guardare le interviste di tutti gli imprenditori per sapere che basta un poco affinché l'Italia davvero possa succedere l'irreparabile.
Riguardo al conclave, speriamo che presto si possa avere un papa che continui il lavoro fatto dai suoi precedenti, che dia soprattutto chiarezza, non aggiungo altro, sia sulla banca IOR, dove se ne stanno girando tutti i colori, soprattutto sulla pedofilia dei parroci che deve escludere tutto il mondo. Sono questi due aspetti che la Chiesa dovrebbe affrontare. Sapere che cosa accade nello IOR, che è una delle banche più ricche del mondo, soprattutto affrontare la questione della pedofilia nella Chiesa. Non vorrei che questo fosse stato uno dei motivi per cui, oltre al suo stato di salute, avesse messo nelle condizioni Papa Benedetto XVI di andare via. Il terzo punto è il Presidente della Repubblica. Che cosa vorrebbero fare? E poi passo al terzo punto di salutarvi. Che cosa vorrebbero fare in Italia? Vorrebbero costringere Napolitano ad restare ulteriori 2 mesi al suo mandato, a formare questo governo così tipo fittizio, a eleggere nel frattempo un nuovo Presidente della Repubblica, quello già stato eletto. Quindi poi a meno che non sia, ma non credo, prevista dalla nostra legge costituzionale, dalla nostra Costituzione, una proroga ad interim, e poi fare dimettere Napolitano ad eleggere il nuovo presidente. Credo che siamo ormai alla farsa totale, e quindi quando i problemi degli italiani sono alti, e basta aprire tutte le TV, non dico la nostra, tutte le TV, guardare i cursori. Per capire quanto sia davvero difficile oggi vivere nel nostro paese. Il terzo punto per salutarvi, il nostro sempre Salvatore Massaro, sempre attento al mondo della musica, ha intervistato l'impresario di una nota cantante salentina, che poi vedrete con le immagini. Sono sempre più le salentine che emergono nel mondo della musica. Sono un esempio lampante la Emma Marrone, l'Alessandra Amoroso, la Dolce Nera e tanti altri, Nero Amaro per fare un gruppo di successo e tanti altri giovani che si stanno mettendo in mostra. L'ultimo di Smizzano che ha vinto addirittura maggio, addirittura, no, maggio che ha vinto addirittura Sanremo quest'anno. Della sezione giovani. Io vi saluto come sempre, vi dico grazie per quel bene che ci volete, che è ricambiato davvero di cuore da parte di tutti noi, di chi rappresenta questa emittente, e vi lascio al servizio e all'intervista di Salvatore Massaro. Con voi, alla prossima volta. Parliamo un po' della discografia attuale di oggi, no? Di questa crisi un po' discografica. In realtà, come stanno le cose, tu che sei del mestiere? Diciamo che la discografia attualmente in Italia non ci si può nascondere che c'è una crisi enorme. C'è una crisi enorme che questo implica veramente tanto sui giovani talenti che specialmente qui da noi nel Salento, nel Sud, ne sentiamo tantissima. E comunque l'unica cosa positiva è che Salvatore abbiamo dato modo di poter vedere anche al nord che il talento è innanzitutto proviene proprio qui, dalle nostre zone, dal Salento. Se stiamo alla statistica di quanti nuovi elementi sono usciti fuori attualmente, parliamo abbiamo cominciato con Franco Simone, poi siamo andati oltre, abbiamo avuto Di Domani a Negramaro, Parigi, esatto, grande ne abbiamo Magnolo, tanti, Albano, Alessandra Amoroso, Emma, adesso Manicantiamo. Manganaíro, Antonio Maggio, quindi chi più ne ha più ne metta, insomma, è lampante che il talento è nel Salento, è nel Sud, cosa che prima invece non apprezzavano. E questo a me fa molto piacere perché sarà, come ha detto un grande discografico, il direttore artistico della Sony, che dice: ma avete un'acqua particolare nel Salento perché vengono fuori tutti ultimamente da Lecce, dalla provincia di Lecce. Comunque, stavamo parlando della discografia. Allora, la discografia ormai si può dire che è veramente un settore molto in crisi più di altri tanti altri settori. Perché? Un po' è dovuto a internet, perché chiaramente il ragazzino non va più a comprarsi il disco, Certo.
e quindi calando la vendita del disco, di conseguenza il discografico non ha più nessun interesse di spendere soldi per poter promozionare un artista. Allora che cosa fa? Te lo manda ai talent show, tipo Maria De Filippi, tipo Amici, che comunque è una carta che potrebbe essere vincente per alcune persone che hanno magari delle doti particolari come cantanti a livello vocale, come Alessandra Amoroso, che ha un'estensione vocale di quelle che comunque si fa sentire, si fa conoscere. Però tanti magari altri autori, artisti, compositori che hanno delle doti magari meno esplosive a livello vocale e sono molto penalizzati, perché poi se non vinci da andando in quei talent show sei bruciato, cioè non puoi più fare niente, quindi questo è grave. Sì, no, volevo farti questa domanda, ma uno per fare successo deve per forza passare dalla De Filippi? No. O non c'è bisogno? Secondo me non c'è bisogno, se uno ha talento, se uno veramente ha un talento da vendere o no, tu cosa ne pensi? Allora Salvatore, passare dalla De Filippi si sa che è un trampolino di lancio, sì, immediato. Vabbè, quello... cioè nel senso che chiaramente un nuovo volto, un nuovo artista che entra nelle case di migliaia di italiani ogni giorno con la puntata di Amici, chiaramente è un trampolino di lancio che è il no plus ultra, voglio dire, non potrebbe essere migliore di quello. Cosa che invece un talento che non va, ad esempio prendi Manganaíro, Non è un personaggio che ti può venire neanche la minima idea di farla partecipare a un talent show come la Maria De Filippi. Perché? Perché lì ci devi essere nulla, devi arrivare con la tuta da ginnastica, devi essere nulla e loro costruirti un personaggio. Lei è già un personaggio, lei è già formata, come puoi mandare una Manganaíro? È ridicolo, perché ha una sua già personalità, quindi è del tutto inutile. Allora che cosa succede? Che chiaramente però la sua gavetta è molto più lunga. Perché? Perché deve tentare di farsi conoscere, fare conoscere le sue qualità da, come compositrice, come cantante, ma chiaramente deve passare più tempo, perché non ha quel lancio immediato, visivo, non entra nelle case degli italiani. E siccome appunto le case discografiche, le major, non investono più a livello televisivo, a meno che non entrano, usano appunto questi talent show per non spendere soldi e far conoscere il loro artista. Ora, Manganaíro ha avuto la fortuna di incontrare un'etichetta discografica che si è piazzata, fra l'altro italo-israeliana, che comunque sta mettendo radici nel Salento, perché è stato intelligente e ha detto: ok, nel Salento non c'è una casa discografica. Lui è giovane, è fresco, gli piace scoprire sempre nuovi talenti e si sta impegnando tantissimo. E quindi ha cominciato proprio individuando l'artista Manganaíro. L'ha conosciuta, gli è piaciuta e l'ha prodotta. Ha fatto un lavoro, fra l'altro, anche essendo un'etichetta piccola, ha comunque fatto un lavoro a livello major, è chiaro? E quindi lui che cosa dice? Ok, allora, visto che nel Salento ci sono tanti di questi talenti, voglio piazzare la mia casa discografica qui nel Salento perché non ce n'è un'altra. E quindi penso che abbia molte opportunità di una buona riuscita. Però Manganaíro chiaramente ha bisogno di tempo. Lei ha cominciato soltanto con Decidi Tu, il suo primo singolo, che ha avuto un ottimo riscontro. Diciamo che è già diventato un tormentone estivo. Ora poi con questa collaborazione che è fra l'etichetta discografica di Morris Marzino, fra la collaborazione che è subentrata importantissima direi di Chicco Palmosi, che è il produttore artistico di Modà come arrangiatore, beh, io penso che questa deve essere veramente un'occasione esplosiva, perché già stanno preparando il nuovo singolo che promette veramente tanto tanto bene. Però chiaramente c'è bisogno di tempo, proprio perché non c'è quel discorso immediato. Deve entrare nei cuori sia Manganaíro che qualunque giovane talento, che ne abbiamo tanti qui nel Salento, che fra l'altro è ancora più difficoltoso per loro, non avendo una casa discografica alle spalle che la segue, non avendo un manager che la segue, quindi è ancora più difficoltoso. Sappiamo perfettamente che non serve mandare il pezzo tramite internet alla casa discografica per cercare di far ascoltare il pezzo, perché non te lo ascoltano neanche, perché non intendono proprio, ormai è un circuito chiuso quello, quindi almeno che non sei una mosca bianca, che proprio la casa discografica rimane folgorato, dice allora ok,
però adesso appunto per mezzo di quella crisi per i giovani talenti è molto difficoltoso.